Oggi abbiamo in studio la dottoressa Giuseppina Casella, odontoiatra, e ne approfittiamo anche di parlare dei problemi climatici. Ecco, dottoressa, quali consigli dare oggi a tutte le persone che ci ascoltano per combattere il caldo di questi giorni? Grazie per questa domanda che è molto attuale sulla problematica del grande caldo che in questi giorni sta rendendo più difficile la sopportazione. E quindi il consiglio che dà il Ministero della Salute è quello di bere molti liquidi, bere molta acqua, mangiare dei cibi freschi, utilizzare l'alimentazione in senso salutare per quello che può rappresentare lo sfruttare dei principi della nutriceutica e della nutrigenetica, perché noi in effetti siamo quello che mangiamo, quindi se mangiamo bene anche la nostra salute ne beneficerà in questo senso. Quindi un particolare consiglio agli anziani di non stare al sole nelle ore più calde e di stare più possibile al fresco e bere molti liquidi. Ecco, siamo in piena estate e molti utenti, molti cittadini hanno delle difficoltà a reperire un dentista, un odontoiatra. Ecco, quale potrebbe essere la soluzione secondo lei? È chiaro che in questo particolare momento in cui la maggior parte dei colleghi odontoiatri vanno in ferie estive, nasce la difficoltà da parte dei pazienti e dei cittadini che, lamentando un dolore a un dente, non sanno a chi rivolgersi. Il mio consiglio è quello di rivolgersi agli ambulatori specialistici delle ASP e ai reparti di odontoiatria presenti all'interno delle aziende ospedaliere universitarie che offrono questo servizio. Ecco, parliamo anche di un problema importante che riguarda appunto gli odontoiatri. In questi giorni numerosi sindacati di lavoratori della sanità odontoiatrica hanno annunciato di avere chiesto il rinnovo del contratto per i medici strutturati ospedalieri delle aziende sanitarie. Cosa sa dirci in merito a questa problematica? È giusto, bisogna precisare che in questi particolari momenti in cui si assiste alla presenza di numerosi tagli alla sanità, in questo momento storico il rinnovo del contratto nazionale per i dirigenti medici sanitari in ambito odontoiatrico all'interno delle aziende ospedaliere, degli ambulatori e dell'ASP non veniva rinnovato da più di 12 anni. Questo ha fatto sì che le nuove normative inserite all'interno della sanità regionale sono stati apportati dei cambiamenti negativi che hanno penalizzato principalmente i giovani odontoiatri che prestano servizio a tempo parziale all'interno delle aziende ospedaliere e delle ASP. In particolare, quello che è successo è nato un problema legato alla legge 833-78, in cui in buona sostanza la maggior parte degli specialisti odontoiatri ambulatoriali che prestavano servizio per un monte ore di circa 38 ore, in pratica non riuscivano a compensare a tempo indeterminato la tipologia di lavoro e quindi si ritrovano all'interno di questa legge che è contestata da parte di tutti perché non raggiungono quelle ore e si ritrovano costretti a dover prestare servizio in numerose altre aziende ospedaliere. Quindi non si crea una problematica legata principalmente all'articolo 54, all'articolo 19,4 del decreto legislativo 189/12 della legge Balduzzi, del DPR numero 483 del 10-12 del 1997 e la legge del 24 luglio del 1985 numero 409. In particolare rischiamo la chiusura degli ambulatori odontoiatrici del servizio sanitario pubblico presenti all'interno delle ASPE e questo è contestabile, deplorevole e da parte degli odontoiatri a cui mi riferisco, all'Associazione Nazionale Odontoiatri Italiani e in particolare al sindacato degli specialisti ambulatoriali che lavorano all'interno delle aziende ospedaliere e della CIMO Medici, la stiamo contestando su tutti i fronti e in tutti i tavoli tecnici, per cui l'arrivo di queste modifiche all'interno del contratto di rinnovo degli odontoiatri necessitano obbligatoriamente di
modifiche di riordino e di riorganizzazione, perché specialmente i cittadini che versano in condizioni di difficoltà e che sono in condizioni meno abbienti, hanno tutto il diritto di rivolgersi a un servizio sanitario pubblico che garantisca il servizio di assistenza odontoiatrica. E con questa notizia si conclude qui questo incontro con la dottoressa Giuseppina Casella, odontoiatra. A tutti grazie della cortese attenzione. Appuntamento alla prossima.